governo che ha cessato di essere in vigore con le elezioni del settembre 2022 ci ha lasciato però una eredità che riguarda il processo civile, in particolare anche quello del lavoro, introducendo delle nuove regole che sono destinate nel tempo ad impattare sulla vita delle persone. In particolare, l'obiettivo generale che è stato perseguito dal legislatore è stato quello di provare a immaginare uno snellimento dei tempi. Una delle accuse storiche che riguardano la giustizia in questo paese è durare molto, cioè che prima di una decisione c'è bisogno di molto tempo. Quindi si è cercato di introdurre un meccanismo per accelerare i tempi. In questo, si è preso a modello il sistema del processo del lavoro, che già dal 1973 è dettato ed è gestito attraverso regole che provano a comprimere i tempi. In realtà non è che poi questi siano rapidissimi, nel senso che il processo comunque è destinato a durare, un tempo cospicuo, in genere più di un anno almeno dura un processo del lavoro. Però rispetto a certe farraginosità del resto del processo civile, sicuramente si tratta di un elemento importante. Però questa riforma è intervenuta anche direttamente su alcuni aspetti del processo del lavoro, che ha mantenuto la caratteristica di questa rapidità, però con ulteriori elementi che sono sempre funzionali all'obiettivo di provare a comprimere i tempi e arrivare quanto più possibile a una soluzione. Meglio ancora se una soluzione condivisa attraverso un accordo. In particolare con la riforma Cartabia, che è entrata in vigore col 1° marzo del 2023, è possibile ricorrere ad un meccanismo che già conosce il nostro sistema civile, cioè quello della negoziazione assistita, cioè le parti possono decidere di ricorrere in alternativa al processo vero e proprio ad una, diciamo a una conciliazione nella quale sono assistiti direttamente ciascuno dal proprio avvocato e quindi attraverso un confronto tra gli avvocati e le parti arrivare ad una soluzione. Si tratta evidentemente di favorire degli accordi, di favorire delle intese, stabilendo delle regole procedimentali che sono molto snelle, molto rapide, molto efficienti, tempi certi e sui quali tendenzialmente arrivare ad un risultato. Se poi quel risultato proprio non arriva, si accederà al processo vero e proprio, però con delle sanzioni che sono collegate a questo evento. E quindi evidentemente una soluzione che è funzionale a questo tipo di obiettivo. Accanto a questo tipo di intervento c'è un altro altrettanto interessante, cioè la possibilità, tranne i casi in cui le parti debbono essere sentite di persona oppure il giudice deve ascoltare i testimoni, che l'udienza non si svolga più in presenza, cioè con la partecipazione materiale degli avvocati e delle parti e del giudice, ma possa essere sostituita da delle note scritte. Quindi uno scambio di documenti che serve a, diciamo, chiarire e puntualizzare le reciproche posizioni e poi, sempre con dei tempi che sono ridotti per legge anche alla metà, arrivare ad una decisione. Quindi rapidità, speditezza e concentrazione. In apparenza tutto sembrerebbe quindi più favorevole per dare in tempi certi giustizia, ma sicuramente ci sono dei chiaroscuri che una riforma di questo grande impatto necessariamente ha bisogno di tempo per poter andare a sistema, nel senso che c'è il rischio che queste dinamiche possano influenzare negativamente il risultato, perché da un lato va detto che il confronto diretto e personale, l'argomentazione fisica, sicuramente può dare uno smalto in più al processo, può servire alle parti per esporre meglio le proprie ragioni, garantisce maggiore concentrazione e attenzione da parte del giudice e soprattutto evita che si possa standardizzare, burocratizzare, rendere privo di qualità il processo e questo sarebbe un grave vulnus. L'ultimo elemento infine da porre in evidenza è che il grande tema dei processi del lavoro è quello sicuramente della vertenza delle vertenze, la più importante di tutte, che è quella del licenziamento. Il nostro sistema oggi tende a semplificare, accorpare tutte le procedure, eliminare alcune forme un po' farraginose che erano state introdotte negli ultimi anni e soprattutto dare prevalenza anche formale alla definizione di queste controversie rispetto a tutte le altre. Processo accelerato, ancora più accelerato, insomma, quando si tratta di licenziamenti. Infine, vale la pena segnalare che nell'ultima legge di stabilità sono stati introdotti alcuni elementi che sono tendenzialmente riassumibili in un unico concetto, cioè
si vuole abbassare il costo del lavoro, riducendo in parte l'impatto dei contributi sul trattamento economico del lavoratore. Questo significa mettere più soldi in busta paga e alleggerire le imprese al tempo stesso il costo del lavoro. Si è poi invece anche allargata la platea dei beneficiari dei trattamenti di assistenza quando si perde il posto di lavoro, quindi in particolare stiamo parlando dell'indennità di disoccupazione che oggi è accordata dopo soltanto 30 giorni di lavoro in precedenza contro i 90 che erano stati previsti nella riforma, e anche un allargamento delle ipotesi nelle quali il trattamento può essere erogato per più tempo, come nel caso delle aziende che hanno più di 15 dipendenti, cioè quando c'è una situazione di maggiore difficoltà. In questo caso l'accesso al trattamento di indennità di cassa integrazione sarà più lungo, proprio perché è più complicata la vicenda e ha degli svolti collettivi. Insomma, il nostro processo di lavoro ha un maquillage, non è il primo, non sarà l'ultimo, ma sicuramente la strada è quella di arrivare ad un processo snello e rapido. Noi ci auguriamo che sia anche un processo che garantisca davvero giustizia.